se ci raccogliamo un momento, speriamo che lo Spirito ci dia una mano a fare questo lavoro di quest'oggi, perché tocchiamo uno degli elementi più delicati della situazione nostra, ma anche di tutto l'impianto teologico della Chiesa. Quest'oggi noi affronteremo il capitolo terzo del libro della Genesi, ma non da solo, cioè faremo una lezione solo su questo capitolo, ma tenendo presente il condizionamento ermeneutico, cioè interpretativo, che questo capitolo ci fornirà per i capitoli successivi. Partiamo da ciò che già conosciamo. Io non voglio fare nessuna lezione di dogmatica, perché tra i biblisti e i dogmatici sapete che non c'è parentela. Sì. Allora io lascio ai dogmatici tutto il campo necessario perché possano spiegarvi il peccato originale alla maniera dogmatica. Io ve lo spiego alla maniera biblica. Il peccato originale nel mondo biblico non esiste, punto. Se voi cercate la parola peccato originale nella Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse, non lo troverete mai. È una dicitura tecnica inventata dai teologi. Loro hanno bisogno di diciture sintetiche e l'hanno inventata. Seconda cosa, nel mondo biblico scopriremo che le cose iniziali prendono senso dalle cose finali e non viceversa. Che senso ha che la Lucia adesso stia disegnando? Noi adesso non lo sappiamo. Quando diventerà grande lo sapremo. Se diventerà una stilista, un artista, oppure se diventerà un chirurgo. Se diventerà un chirurgo, diciamo, quando era piccola perdeva tempo. Se invece diventerà un artista, diciamo, ecco, fin da piccola si manifestava il genio. Quindi ciò che sta facendo adesso noi non lo conosciamo. Constatiamo ciò che avviene, ma non sappiamo che valore abbia. Quello che ci viene narrato di Adamo ed Eva, se noi leggiamo la narrazione, noi non sappiamo che significato possa avere. Ma vengono cacciati dall'Eden, sì, ma non sappiamo che senso ha. Per capire il significato di questo dato, noi dobbiamo andare alla fine, cioè andare al Nuovo Testamento. Leggere ciò che il Nuovo Testamento scrive, allora capiamo il valore di quell'azione iniziale. Questo è una questione di metodo, questo che vi ho spiegato adesso. Non è una questione di spiritualità, è una questione di saper capire. Allora, per poter capire il capitolo terzo del libro della Genesi, noi dobbiamo leggere questo pezzettino della lettera ai Romani che va dalla linea 16 alla linea 31. Come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e con il peccato la morte, così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato.
Ci capite qualcosa? Sembra un gioco di parole. Allora, diciamo che questa stanza è una stanza blindata. Qui la morte non può entrare. Uno di noi apre la finestra. Questa è un'azione. Attraverso questa finestra entra la morte. Ma nessuno di noi è aggredibile da parte della morte se non quel tizio che ha aperto la finestra, perché lui ha commesso un'azione sbagliata. Noi non abbiamo commesso nessuna azione sbagliata. Quindi avete il virus dell'influenza che gira, fate conto che chiamiamo morte questo virus, però noi siamo inattaccabili perché a nostra volta siamo corazzati. Se però noi facciamo un peccato, perdiamo la corazza e il virus nel quale noi ci siamo, questa specie di alone svirulento, beh, ovviamente ci ammazza. Mi spiego? Questa è la logica. Fermatevi un momentino. Capite che il peccato originale che ci investe tutti non è un'azione che noi facciamo, è una situazione. Il peccato di Adamo è un'azione. Ha aperto la finestra. Ma questa specie di nebbia che è entrata dentro e che chiamiamo morte è una situazione in cui viviamo. Facciamo un caso ipotetico, assurdo, artificiale, non vero. Se una persona riuscisse a mantenersi senza peccato per tutta la vita, non farebbe mai esperienza di morte. Cioè vivrebbe sempre, perché il peccato originale non entrerebbe in lei o in lui. È quello che è successo a Maria Vergine. Invece noi i peccatucci li facciamo, ed è il momento in cui cominciamo a perdere le difese. Questa è la logica di Paolo, sentite. Quindi, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e con il peccato la morte, così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Riuscite a seguire la logica di Paolo? Se sono riuscito a spiegarvi in 2 minuti questo versetto, beh, siete delle persone brave. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo, e anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. È dura questa frase. La seguite? Temo di no. Se il codice stradale dice che a correre in autostrada a 70 all'ora non è reato, io posso correre e nessuno mi può dare la multa. Ma se mi dice il codice stradale che a meno di 90 io non posso andare, se vado a 70 e la polizia mi becca, mi dà la multa. Ci siamo fin qua. Ma deve essere scritta nel codice, cioè ci deve essere la legge per sapere che uno pecca. Ora, la legge è stata data per mezzo di Mosè nel 13° secolo. E tutti quelli prima del 13° secolo e tutti quelli che non hanno conosciuto la legge hanno commesso peccato? Sì, dice Paolo, perché c'è la coscienza.
e nella coscienza ci sono i valori. Lui lo tratta questo problema nel capitolo secondo, terzo e quarto. Allora dice, siamo alla linea 17, fino alla legge infatti c'era il peccato nel mondo, e anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò lo stesso da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo, il quale figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo morirono tutti, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia di un solo uomo, Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti gli uomini. E non è accaduto per il dono di grazia come per il peccato di uno solo. Il giudizio partì da un solo atto per la condanna, il dono di grazia invece da molte cadute per la giustificazione. E qua ci si perde, vero? Perché le singole parole le comprendiamo, il pensiero messo insieme non lo comprendiamo. Vediamo di capirlo invece, perché è semplice. Per colpa di un tizio che ci ha aperto la finestra è entrata la morte. Ed è bastato un gesto. Ma la misericordia di Dio, da questo momento in avanti, è un qualche cosa di personale. Ogni peccato è uno smantellamento delle nostre difese. Quindi l'esperienza della morte noi la facciamo comunque. Proprio perché abbiamo smantellato questa corazza. Ma il testo aggiunge una cosa importante. Dice che Dio usa la sua misericordia e ti dice, pazienza, purtroppo sperimenterai la morte, ma solo momentaneamente, perché poi mi arrangio io ad aggiustare le cose. Quindi ti perdono il peccato e ti sottrarrò al potere della morte. Tu la sperimenterai. Ma poi io ti sottraggo. Questa è la logica che si trova qui sotto. Semplicissima. Come dunque, siamo alla linea 28, come dunque per la colpa di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l'opera di giustizia di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita. Similmente, come per la disobbedienza di uno solo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti. Beh, qua è facile da capire. Uno ci ha rovinato la salute, uno viene a guarirci, a sistemarci. Fine della trasmissione. Ecco, questi concetti di Paolo, però, noi non li possiamo semplicemente isolare dentro a questi pochi versetti. Proviamo a pensare che cosa comportano, che Dio si è incarnato, ha dovuto morire in una certa maniera. Ora, se per la redenzione del genere umano c'è stato bisogno di tutto questo, vuol dire che c'era da mettere un cerotto piuttosto grosso ad una ferita piuttosto grossa. Se la ferita non fosse stata grossa, non occorreva che succedesse tutto questo. Mi spiego? La logica ci porta allora a dire che ciò che stiamo per leggere non è una questione di poco conto. Il raccontino è fatto per la Lucia, ma il contenuto del raccontino non è fatto per la Lucia. È un contenuto tremendamente grave. Dove noi dobbiamo allora fare questa prima grossa distinzione. Il peccato originale non è un peccato attuale, non è un atto, ma è una situazione dove noi mettiamo del nostro. Mi spiego. Io non posso dire
ma cavolo, chi mi ha chiesto di nascere? Nasco e mi trovo già addosso una responsabilità? Scherziamo. Questo è un ragionamento teologicamente scorretto. Prova ne sia che nel linguaggio popolare, che molto spesso è ricco di buonsenso, noi chiamiamo i bambini gli innocenti. Quando noi incominciamo a fare esperienza del peccato, non è un fatto privato. È che noi continuiamo a far la cura ricostituente a questo peccato originale. E mi spiego. Quando la Lucia è nata, non sapeva dire le bugie. Chiaro? Da chi ha imparato? Dagli adulti. Noi, quando mentiamo, diciamo, ma è un fatto mio, non è un fatto tuo. Ogni male che tu fai è contaminante. Cioè distruggi qualche cosa attorno a te. Ma no, non è vero. Perché io in camera mia prendo, mi faccio la pera e poi nessuno sa niente, quindi non do scandalo, non rompo l'anima. Io quello lo posso fare. No, non lo puoi fare, perché tu assumi una mens agendo in quella maniera. E questa mens te la porti dietro. Perciò quando affronterai un affare, quando incontrerai una persona, quando dovrai prendere una decisione, quella mens, cioè quei meccanismi che ti hanno portato a comportarti in una certa maniera, in privato, pensando che quel peccato è un fatto tutto tuo e che non tocca gli altri, ti sei semplicemente illuso, perché quel meccanismo mentale te lo porti dietro e agirà su tantissimi altri fronti relazionali. Non si scappa. Né con il bene né con il male. Tu fai il bene, ma lo faccio solo per me. Non è vero. Tu assumi una mens che poi semini in tutte le relazioni che hai. Tu fai il male, tu semini dopo questo male, perché il bene che facciamo, il male che facciamo è dentro di noi e non possiamo disfarcene. Perché sono meccanismi, e questi meccanismi escono fuori sempre. Quando noi ci esprimiamo, quando noi siamo, il bene che abbiamo introiettato dentro o il male che abbiamo introiettato dentro riesce fuori, sotto altre facciate, sotto altre fisionomie, ma non c'è scampo. Capite perché non è innocuo guardare la televisione, tanto per fare un esempio? Perché ingurgita cattivo gusto oggi, ingurgita cattivo gusto domani, tu sarai una persona di cattivo gusto. Vai a vedere il bello, vai a vedere un'opera d'arte, vai a vedere un bel film, ascolta un bel concerto, vai a vedere un bel teatro, il bello lo ingurgiti dentro. E uscirà fuori. Non, guardate che a questa legge non c'è scampo. Se entriamo dentro a questa logica, forse riusciamo a capire che cosa significa peccato originale senza lasciarci impressionare dalla parola peccato che noi, nella nostra cultura, abbiamo abbinato ad una azione colpevole. No. Peccato è una situazione anche, non è solo un'azione. Per questo noi biblisti diciamo ai dogmatici: cambiate dicitura,
perché dire peccato originale vuol dire non far passare un messaggio alla gente, perché la gente giustamente ha ragione a crearsi delle difese, perché dice, ma come? Io entro in questo mondo e sono già peccatore, tua nonna. Peccato è una responsabilità, è una decisione, è un'azione. Io non l'ho ancora fatta perché dovrei essere con il peccato originale addosso. Peccato originale non è un'azione, è una situazione. Per cui io nasco in un mondo che mi circonda. E questo mondo che mi circonda è pieno di bugie, di tradimenti, di omicidi, di droga, di cattivo gusto. E io man mano comincio ad aprire gli occhi, da bambino ancora infante, non parlante, io assorbo tutto questo. Io potrei benissimo dire, sono cattivo per scelta mia, ma anche perché il mondo, non la mia famiglia, il mondo mi ha educato così. Mi spiego? L'ho vista su quel codice genetico. Nel DNA ci sono iscritti anche la nostra vita, la nostra esistenza. Sicuramente c'è la possibilità. Ecco, io sì, come singolo frammento di ragionamento mi va bene. Allora è impossibile non peccare in una situazione in cui in passato c'è stato già un peccato testimoniato. Ecco, ma noi non dobbiamo mai confondere il peccato con l'azione peccaminosa. Non a caso la Chiesa dice che tu puoi fare un'azione peccaminosa ed essere innocente, perché la Chiesa ti dice non è la materialità dell'azione che ti rende peccatore, è la materialità dell'azione più altre due cose: la consapevolezza di ciò che stai facendo e la piena libertà di fare ciò che stai facendo. Perché se manca una di queste due cose, se mancano due meglio ancora, ma se manca una di queste due cose, anzi, se semplicemente una di queste due cose non è piena, non c'è colpa, o almeno non è grave, chiaro? Per cui io metterei a quello che hai detto tu, metterei insieme anche questo, e allora il discorso diventa... Che spiega la morte dell'animale, certo, per esempio, che altrimenti non può essere spiegato. Ma noi moriremo comunque. Ammettiamo di essere tutti senza peccato originale. Siamo modesti, siamo tutti senza peccato originale. Noi la morte biologica la sperimenteremo lo stesso, perché le nostre cellule sono fatte per vivere X anni, poi basta. Ma altro è vivere la morte come viviamo il sonno che abbiamo fatto stanotte. Per cui tu vai a dormire tranquillo, ti alzi tranquillo, non se ne parla altro. Altro è la tragedia con cui noi oggi viviamo la morte e tutto ciò che è annesso e connesso. Perché in fondo qual è il problema dell'uomo? Guardate che il problema dell'uomo non è Dio. Il problema dell'uomo non è la salvezza, non è il peccato, ma figuriamoci, non è neanche la Chiesa il problema dell'uomo. È la morte. Perché anche nelle persone più sante qualche volta si sente dire «E se fosse tutta una fregatura?» Non l'ho detto io, eh. Se voi leggete Storia di un'anima di Santa Teresa di Lisieux, lei prima di morire l'ha detto chiaro, senza mezzi termini, anzi l'ha ripetuto più volte. Perché? È l'eterna scommessa. Quindi per noi il morire non è un fatto sereno,
perché non siamo padroni di conoscere con tranquillità, sicurezza ed sperimentabilità ciò che c'è dopo e come ne usciremo da questo incubo. Perché nessuno prende paura del sonno. Si sa che si entra dentro, si sa che si esce fuori. Ma dalla morte? E quando Gesù è venuto a salvarci, non è venuto a salvarci dal peccato. Io questa idea qua la metterei nel tritacarne. Se voi leggete il capitolo sesto del Vangelo di Giovanni, lo ripete fino ad una nausea infinita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. E dai una volta, e dai due volte, e torna a dirlo, e quattro, e cinque, e sei, e sette. E se non l'avete capita non so cosa farvi, dice Gesù, perché ha ripetuto il numero perfetto, sette volte. Cioè la salvezza che lui porta è la sicurezza di vivere oggi e di vivere domani e di vivere anche dopo la morte. Questa è la sua salvezza. Naturalmente questo poi comporta da parte nostra un certo atteggiamento verso la vita, verso Dio e verso la nostra esistenza futura. Chiaro? Ma il concetto di salvezza dal peccato viene dopo. Il primo concetto è che Cristo ci ha dato la vita eterna già oggi. È scritto. Se no, che salvezza dal peccato originale ci ha dato? Cioè, che salvezza dalla nostra situazione, fra virgolette, di umanità inquinata ci ha dato? Parole. Perché guardate, salvezza dal peccato vuol dire parole, è molto opinabile il peccato. Prova ne sia che non basta l'azione cattiva per identificare un peccatore, perché è il suo foro interno, cioè la sua coscienza, che mi deve dire se per davvero sapeva ciò che faceva ed era libero. Allora che cos'è il peccato? Solo ognuno di noi sa se è peccatore o meno e quanto lo è. Nessuno può giudicare l'altro. Può dire tu hai fatto un'azione peccaminosa, ma che tu sia peccatore no. Data questa ambiguità, che giudizi possiamo dare? Ma neanche dopo morte possiamo dare giudizi. Ma possiamo dire, tu Nini sei crepato, fine della trasmissione. Questo sì lo possiamo dire, e siamo certi. E Gesù dice, neanche su questo sei certo. Perché io ti ho dato la vita eterna da sperimentare fin da subito. Tu perdi il cartoccio, questo si chiama cartoccio. Ci serve, guai se ci mancasse, ma è un cartoccio, è una specie di taxi che abbiamo preso per andare dal grembo materno al regno di Dio. Poi abbandoniamo questo taxi e Padre Eterno ce ne dà un altro per di là. Questo è un taxi. Pretenderete mica che io stia per tutta l'eternità calvo, o con la pancia, no. Io voglio essere elegante nell'eternità, cosa dici Lucia? Sì? Bene, questo è il punto di partenza che noi dobbiamo aver chiaro per capire il testo che adesso stiamo per leggere. Altrimenti carichiamo questo testo di una valenza che non ha. Perché? L'origine del peccato originale è qui, ma vedremo che anche nel racconto di Caino e Abele, anche nel racconto di Lamech, anche nel racconto del diluvio, anche nel racconto della torre di Babele, ma anche nella nostra vita. I peccati attuali, cioè gli atti che noi facciamo, come ripeto, sono cura ricostituente al peccato originale che vive nel mondo. C'è niente da fare. Già la nascita umana si
Ciò che esiste è amato da Dio. Libro della Sapienza. Ora noi non sappiamo se questa scorazza viene smantellata prima, dopo, dentro al grembo materno, fuori, quando cominciamo ad essere liberi, cioè dopo i 7 anni, che ne sappiamo noi? Questo non lo sappiamo quando verrà smantellata. Sappiamo comunque che ci siamo dentro, su questo non c'è dubbio. Bene, ce la facciamo a partire? Perché non siamo mica partiti ancora, eh? Abbiamo così visitato i bagagli, verificato i biglietti, visto gli orari, fatto l'assaggio dell'aereo. E adesso partiamo. Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. Egli disse alla donna: è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di nessun albero del giardino? Rispose la solita donna, più papalina del Papa: dei frutti dell'albero del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non ne dovete mangiare, e basta. Il resto è aggiunta femminile. E non lo dovete toccare. Non è scritto da nessuna parte. Se voi leggete il capitolo secondo della Genesi, Dio dice semplicemente non ne dovete mangiare, altrimenti morirete. Mentre la donna aggiunge addirittura non lo dovete toccare, e non si sa perché. Il solito spirito femminile, delicato, attento, che va oltre la volontà di Dio. Vabbè. Ma il serpente disse alla donna: non morirete affatto, anzi Dio sa che quando voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi, desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito, il quale deve aver mandato il cervello all'ammasso, che era con lei, e anche egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due, e si accorse di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo con sua moglie si nascosero dal Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Rispose: ho udito il tuo passo nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Riprese: chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? Rispose l'uomo: la donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato dell'albero, e io ne ho mangiato. Il Signore Dio disse alla donna: che hai fatto? Rispose la donna: il serpente mi ha ingannata, e io ho mangiato. Allora il Signore Dio disse al serpente: poiché tu hai fatto questo, sii tu maledetto più di tutto il bestiame, più di tutte le bestie selvatiche, sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe, e questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Alla donna disse: moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai i figli. Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà. All'uomo disse: poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato non ne devi mangiare, maledetto sia il suolo per causa tua. Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. Spine e cardi produrrà per te e mangerai l'erba campestre.
con il sudore del tuo volto mangerai il pane, finché tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto, polvere tu sei, e in polvere tornerai. L'uomo chiamò la moglie Eva, perché essa fu la madre di tutti i viventi. Il Signore Dio fece all'uomo e alla donna tuniche di pelli e li vestì. Il Signore Dio disse allora: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi per la conoscenza del bene e del male. Ora egli non stenda più la mano e non prenda anche dell'albero della vita, ne mangi e viva sempre. Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden perché lavorasse il suolo da dove era stato tratto. Scacciò l'uomo e pose ad oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada folgorante per custodire la via all'albero della vita. Bene, ora proviamo, prima di entrare dentro al testo, di fare alcune piccole premesse, non più di metodologia ermeneutica, ma di analisi del linguaggio. Quando noi leggiamo questi testi dobbiamo stare molto attenti al linguaggio in cui questi testi si manifestano, perché dal linguaggio dipende la lettura. Se noi abbiamo testi di tipo definitorio, Dio è l'essere perfettissimo, creatore, signore del cielo e della terra, questa è una definizione, allora non dobbiamo aver nessuna paura, perché quando abbiamo capito le parole abbiamo capito tutto. Ma quando ci troviamo di fronte a un testo di tipo sapienziale, come questo, dobbiamo aver paura. Perché quando tu hai capito le parole o i concetti, devi ancora finire di capire il testo. Questo è tipico delle letterature orientali, avere un testo cioè che sfugge a chi è superficiale. Sembra quasi una specie di stile demoniaco, perdonatemi l'aggettivo, spero che non siate persone che si impressionano per questo. Per cui ognuno, a seconda della sua capacità, entra dentro a questo testo. Ora noi cerchiamo di entrare dentro un pochettino in profondità, cercando di capire questo dato. Il testo che stiamo leggendo compare verso l'epoca salomonica. Ora l'impero di Salomone va dall'inizio del 1000 fino al 932 avanti Cristo, quindi tra il 970 circa e il 932. Viene scritto durante questo periodo, quando gli ebrei si accorgono di alcune cose simpatiche o antipatiche, che dir si voglia, e cioè che Salomone era una persona estremamente sapiente, saggia, era l'uomo per eccellenza, prestante, bello, simpatico, intelligente, uomo di pace. Salomone ha la stessa radice di Shalom, però gli piacevano le donne. Tanto. Era normale. Solo che era un problema. Era un problema perché questo uomo normale era normale fino a un certo punto. Proviamo a vedere quanto normale fosse questo nostro amico, vediamo se riusciamo a trovare. Il re Salomone amò donne straniere, moabite, ammonite, idumee, disidone, ittite, appartenenti a popoli di cui aveva detto il Signore agli israeliti: non andate da loro ed essi non vengano da voi, perché certo faranno deviare i vostri cuori dietro i loro dei. Salomone si legò a loro per amore. Tenete duro.
aveva 700 principesse per mogli e 300 concubine. Dove le mettesse a dormire non lo so, perché Gerusalemme all'epoca di Salomone non è che fosse proprio grandissima. Le sue donne gli pervertirono il cuore. Quando Salomone fu vecchio e le sue donne l'attirarono verso gli dei stranieri, il suo cuore non restò più tutto con il Signore, suo Dio, come il cuore di Davide, suo padre. Salomone seguì Astarte, dea di quella di Sidone, e Milcom, obbrobrio degli Ammoniti. Salomone commise quanto è male agli occhi del Signore e non fu fedele al Signore come lo era stato Davide, suo padre. Salomone costruì un'altura in onore di Camosh, obbrobrio dei Moabiti, sul monte che è di fronte a Gerusalemme, e anche in onore di Milcom, obbrobrio degli Ammoniti. Allo stesso modo fece per tutte le sue donne straniere che offrivano incenso e sacrifici ai loro dei. Vi è chiara questa situazione storica? Adesso capite perché è Eva che mangia il frutto e non Adamo. Cioè lo scrittore sacro è condizionato dalla sua situazione storica, in cui vede questo uomo, Salomone, che è un uomo per eccellenza, progressivamente disgregato dall'elemento femminile che gli sta accanto. Condizionato da questo, il racconto prende una certa piega. Infatti, provate a pensare un momento, come mai Paolo dice a causa di un solo uomo è entrato il peccato, a causa di un solo uomo è entrata la vita? E poi leggiamo il testo e l'uomo cosa c'entra? L'uomo fa la figura del cretino in questo racconto. È la donna che gestisce tutto. C'è un motivo? Non perché la donna sia più cattiva e l'uomo più gnocco, perché non si può chiamarlo buono. Ma questo racconto è strutturato, condizionato dalla situazione che lo scrittore sacro aveva sotto gli occhi guardando la reggia. E sappiamo che questo racconto è nato nella reggia, perché Salomone è colui che per primo introduce lo studio obbligatorio tra gli israeliti. Lui pesca, sposa tra le altre anche una principessa egiziana e porta dall'Egitto in Gerusalemme il primo concetto che noi oggi diremmo di università, e obbliga tutti i suoi dipendenti, quelli che amministreranno i 12 distretti, ogni distretto dovrà mantenere per un mese la corte, ecco perché la Palestina viene divisa in 12, e obbligherà tutti i responsabili dei distretti a frequentare questa università. Perché senza la frequenza a questa università non c'è la possibilità di diventare amministratore di Salomone. Ed è all'interno di questo grande fucina culturale che nasce questo racconto. Vi è chiaro? Allora, cominciamo col dire che la lettura di questo testo non vi permette di dire che le donne sono più cattive degli uomini. Come purtroppo dirà il Siracide, del quale un po' di misoginia forse ce l'aveva. E diceva, insomma, che per colpa della donna le cose non sono andate molto bene. Paolo invece dirà, no, è per colpa dell'uomo che le cose non sono andate molto bene. Secondo dato che noi dobbiamo tenere presente per capire il testo, essendo un testo sapienziale, i testi sapienziali normalmente cercano di dare la spiegazione alle domande che si poneva la gente dell'epoca dello scrittore. Ora, se noi prendiamo questo testo e lo rovesciamo, troviamo le domande. Quali possono essere? Linea 77. Se Dio è buono e ha fatto la creazione
buone. Accidenti, da dove viene il male? Perché tra l'uomo e la donna, anche quando si amano, c'è a un certo momento una certa distanza? Cioè non si capiscono fino in fondo. Anche quando si amano molto, esiste un limite oltre il quale il partner dice alla o al partner: non ti capisco. Come mai c'è questa imperfezione, pur nell'amore vicendevole? Non solo, ma perché nella struttura femminile c'è questa cosa strana? La donna vuole essere libera, ma ha tanto piacere che il marito decida per lei su tante cose. Come mai c'è questa bipolarità dentro il suo mondo interiore? Perché la dolcezza del vero amore coniugale è intrecciato ai dolori del parto? No. Perché tanta fatica nel lavoro? Perché c'è la morte? Sono domande tutto sommato che ce le facciamo anche noi. Questo testo intende rispondere a queste domande, perché è un testo eziologico, cioè cerca di mostrarti da dove nasce la problematica, ma ti dà anche la chiave per capire e rispondere alla problematica. Questa è una seconda cosa a livello puramente umano che noi dobbiamo tenere presente quando leggiamo il testo. Siamo fuori dalla teologia quando parliamo di queste cose, sia ben chiaro. Come siamo fuori dalla teologia quando io vi ho fatto quella premessa, perché quella premessa non è completa. È la teologia dogmatica che vi dà la visione completa del problema. Questa è un'impostazione solo di tipo biblico, cioè molto semplice. Terza cosa che noi dobbiamo tenere presente è quest'altra. Dentro al testo noi dobbiamo stare attenti alle strategie narrative dell'autore. Vi mostro subito alcune piccole cattiverie. Andate alla linea 90, lasciate perdere quella parolina ebraica e guardate l'elenco dei nomi: il serpente, la donna, l'uomo, Dio, l'uomo, la donna, il serpente, la donna, l'uomo. Sono i protagonisti del racconto nell'ordine con cui compaiono in scena. Provate ad osservare: prima c'è il serpente, poi la donna, poi c'è l'uomo, poi c'è Dio, poi torna l'uomo. Poi stranamente torna la donna, poi finalmente torna il serpente. Se voi notate, si tratta di una struttura concentrica, dove Dio è al centro. Però contemporaneamente, quando la struttura inizia ad esaurirsi, C1, B1, A1, questi stessi elementi che esauriscono la prima struttura concentrica diventano elementi di costruzione di una seconda struttura concentrica al centro della quale c'è il serpente. Notate? Domanda: chi sono i personaggi più importanti del testo? Dio e il serpente, è ovvio. Noi siamo posti nella situazione di fare delle scelte, o di qua o di là, o presso un polo o un altro. Ora, questa semplice osservazione strutturale del testo a una lettura ingenua non compare. Se uno legge così di seguito, non si accorge di questo dato. Eppure questo dato è essenziale per capire ancora il testo. Dunque abbiamo
un elemento, chiamiamolo teologico, abbiamo cercato di affrontarlo prima, e poi abbiamo questi tre elementi di tipo letterario: l'epoca storica in cui è nato, quali domande risponde, quali sono i due fuochi centrali del racconto. Adesso siamo pronti per entrare dentro, ma anche per berci un caffè.